questa legislatura, ma in realtà lui è stato colui che ha aperto nell'anno 2005 un meetup. E lui oggi è il nostro ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli! Grazie. Grazie Sergio. Ho visto prima uno striscione, allora lo dico io prima che lo dica qualcun altro. Napoli non molla e noi non molliamo Napoli. Whirlpool deve restare qui. Lo dico subito, lo dico chiaramente. Mi hanno detto che ho 3 minuti per spiegare le ragioni per cui votare sì il 20 e il 21, domenica e lunedì prossimo. Io mi chiedo invece, ma perché dovremmo votare no? Quali sono le ragioni del no? Ecco, ce ne hanno messo in campo una ragione sola, quella della rappresentanza. Ma la rappresentanza è un Parlamento che ha già votato 4 volte questa riforma costituzionale, 4 volte, e oggi da 70 senatori che vogliono semplicemente tenere ancora un po' il culo su quella poltrona ci dicono che dobbiamo fare il referendum. E questa è la rappresentanza. La rappresentanza non si fa con i numeri. Non è una questione di numeri, la rappresentanza si fa con chi si candida con un partito e fa tutta la legislatura con quel partito, e se vuole cambiare idea ed è lecito, se ne torna a casa e si fa eleggere con un altro. La rappresentanza si fa eleggendosi, facendosi eleggere a casa propria. Quello è il modo con cui si fa la rappresentanza, non certamente con un numero. E allora invece guardiamo veramente quali sono le ragioni del no, posto che quella della rappresentanza non c'è. Le ragioni del no è che avere 935 posti dove far sedere parlamentari che poi non si occupano dei bisogni dei cittadini ma soltanto dei loro interessi è sicuramente meglio che averne 600, perché voi sapete che oltre allo stipendio del parlamentare, alla pensione del parlamentare, ci sono anche i contributi che le Camere danno per la gestione dei gruppi. E allora avere più parlamentari significa avere più fondi a disposizione. Noi siamo la dimostrazione di una forza politica che con pochissime spese, con pochissimi soldi, restituendo ai cittadini oltre 100 milioni di euro, può governare un paese e farlo bene nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini. Non è una questione di numeri. E se poi vogliamo guardare i numeri, allora gli altri paesi europei o gli Stati Uniti non sono paesi democratici, non sono paesi in cui funziona la rappresentanza, perché c'è uno squilibrio enorme tra i nostri numeri e quelli degli altri paesi. Allora io credo che sia evidente che ci sono moltissimi motivi per votare sì e non c'è alcun motivo per votare no. E c'è un'altra cosa che dovete fare domenica. Finalmente dare a questa regione un governo che governi usando i soldi che arriveranno soltanto per voi e che chiederà a voi come spenderli. Io credo che Valeria Ciarambino sia l'unica risposta che questa regione può avere per finalmente fare quel salto di qualità che ha bisogno. Non basta che voi andiate domenica e lunedì a votare. Dovete anche chiedere alle persone che vi stanno vicine, ai vostri parenti, agli amici, di andare ed esprimere un forte sostegno a Valeria Ciarambino e una croce enorme sul sì al referendum. Grazie. Resta con noi Stefano, resta con noi. Bene, sono tutti qui per un unico motivo. Il motivo è quello che già è stato detto prima, per Vale. Il vostro voto vale Valeria Ciarambino. È per questo che sta qui anche il ministro